Eccoci qui come di consueto per il programma. Ci siamo sempre dalla sede del Matera Club Saverio Columella. Una buona serata a voi tutti sintonizzati, vi giunge da Mimmo Cinnella. Questa sera un saluto, naturalmente si parte subito con gli sponsor: Planet Wind 365, centro scommesse bar Via Dante a Matera, vino e dintorni Enoteca Via Ligola 32 a Matera, Soft Creation, Via della Scienza, zona Parco 28 Matera, FD di Lecce e Gioielli, Via 20 Settembre Matera, Caffetteria del Circo, Via Sallustio, Centro Commerciale Matera. Veniamo subito a presentarvi gli ospiti di questa sera. Ignazio, Buonasera. un ben ritornato a Ignazio, quindi l'hanno definito tutti il Mughini di Matera. Grazie Ignazio. E come di consueto, sempre a tenervi compagnia, sempre con piacere, Franco Bruno del Quotidiano. Buonasera. Buonasera a tutti, e beh, siamo qui per analizzare la gara di sabato che si è disputata allo stadio 21 settembre alle ore 16 tra Matera e Catanzaro. È stato un Matera irriconoscibile, quindi c'è stata, come dicono a Matera, una bella batosta, ecco, una giornata amara per gli 11 di Auteri. Due errori di Bifulco spianano la strada al Catanzaro. Franco, questa sconfitta inaspettata, dopo aver visto una bella prestazione la domenica precedente, appunto, oppure il venerdì, ecco, ormai adesso abbiamo perso proprio la connessione, insomma, di quando si gioca il venerdì, sabato, domenica o il Era lunedì. giusto, domenica alle 12:30 con Messina. Esatto, era alle 12:30. Allora, Franco. Sì, io dico subito che la partita non l'ho vista per impegni di lavoro, però ho seguito la partita in TV e la corsa mi ha sorpreso già dai primi minuti, che non si può, come dicevi tu, Mimmo, giustamente, dalla grande prestazione contro il Messina si è passato proprio a un crollo totale, psicologico, tecnico, fisico. Quindi questo risultato mi ha proprio, come dire, confuso un po' le idee in questo momento. In effetti su questa sconfitta, quindi appunto se questa sera non abbiamo ospiti qualche atleta della Matera, è perché il patron Columella ha mandato tutti in ritiro appunto per questa sconfitta, e così possono, almeno come dice lui, guardarsi tutti negli occhi e capire cos'è successo appunto domenica. Ignazio, invece la tua opinione per quanto riguarda questa gara? La gara è stata un po' condizionata all'inizio dagli errori di Bifulco, però ricorda Bifulco, sono 3 anni che sta a Matera, credo che sono i primi errori che ha fatto Bifulco da quando è a Matera. È stato poi l'atteggiamento della squadra, perché lo schema di Mister Auteri è uno schema bello, un gioco arioso, però a volte ci sono partite, è successo diverse volte in questo campionato, dove la squadra è in netta priorità numerica a centrocampo, l'ho ricordato pure l'altra trasmissione. Noi abbiamo tantissimi giocatori carichi di ammonizioni, tra cui Coletti, credo che ne abbia 11, Mucciante 12, credo sia un record in 16-17 partite. Daiello c'ha 2 espulsioni e una decina di ammonizioni, Bernardo 8 ammonizioni, Di Noia 6-7 ammonizioni. C'erano tanti giocatori carichi di ammonizioni, perché a centrocampo spesso e volentieri siamo in inferiorità numerica. Il Matera, quando incontra squadre che a centrocampo ti lasciano giocare, che sono anche loro a 2, vedi la Juve Stabia e il Messina, già si nota che Iannini riesce a inserirsi in area, va alla conclusione, fa le reti, è un giocatore determinante per l'azione offensiva del Matera. Quando incontriamo squadre che si schierano a centrocampo a 5 unità, a rombo, in linea, che fanno intensità in mezzo al campo, il Matera va sistematicamente in difficoltà. Se incontra squadre che lottano per un retrocedere, il punto, la vittoria striminzita, vedi Murphy, vedi Pagani, vedi con la Versa Normanna, con la regia, non riesce a ottenere. Se incontra squadre quadrate, come tipo anche il Catanzaro stesso, con la Salernitana, che con un uomo in più nella ripresa non siamo riusciti più a tirare in porta perché quindi si erano messi a 5 a centrocampo, noi andiamo in difficoltà, perché non può essere solo Coletti a inseguire tutti gli avversari a centrocampo, ci vuole un rinforzo in talune partite. E lo stesso mister domenica, dopo il 3-1 del Catanzaro, si era reso conto finalmente di quella pecca in mezzo al campo, perché Catanzaro giocavano solo loro.
E aveva spostato Mazzarani, infatti l'ultimo quarto del primo tempo in Matera si è giocata alla pari col Catanzaro, li abbiamo chiusi in area, abbiamo segnato. Inizia il secondo tempo, ritorniamo come l'inizio del primo, con Mazzarani terzino e Iannini e Coletti contro cinque avversari. E di nuovo il Catanzaro sembrava la squadra da recuperare, non in Matera. Hanno giocato solo loro per la ripresa. E certo la conclusione di Iannini a pochi minuti dalla fine, non abbiamo letteralmente tirato in porta nella ripresa. Quindi secondo te, insomma, non c'è quella, durante la gara uno spostamento del modulo di gioco, quindi gioca sempre con il 4-3-3. No, il 3-4-3. Il 3-4-3, scusami. Quello è il gioco di base, però non è che Mister Otero non ne conosca altre, ha dimostrato in Coppa Italia a Castellammare di Stabia o a Lecce stesso, giocando con un 3-5-2 abbiamo fatto grandissime partite, anche il primo tempo di Lamezia dove poi prendiamo quel gol assurdo da 40 metri, primo tempo col 3-5-2 avevamo creato 4-5 palle gol mitiche a Lamezia, poi nella ripresa toglie di noi, mise Turchetta a Lamezia e la squadra non creò nulla, perché a centrocampo quella squadra lì giocavano a 5 anche loro, è proprio una situazione di inferiorità numerica, spesso vuol dire a centrocampo, dove Coletti fin quando può riesce a mettere una pezza con l'aiuto di Iannini, che è un giocatore molto propositivo, bravissimo nelle conclusioni, però anche Iannini stesso, abbiamo visto con la Juve Stabia e con Messina andare alla conclusione, proporsi, dare una mano a Dioppi in aria inserendosi da dietro, sia a Lecce e sia a Domenica, Iannini alla conclusione non ha visto neanche la tre quarti avversaria, a Lecce non ha combinato nulla. Domenica il primo tiro di Iannini in porta è stato all'88-89 che ha sfiorato il palo. Per il resto Iannini, proprio perché era marcato da 300 campisti avversari a metà campo, non poteva fare più di tanto. Franco, quindi analizziamolo bene, insomma, visto che l'hai vista, come dicevi, l'hai vista per TV, insomma, sì. questa partita. Io ho visto la partita, come dicevo, in televisione e sul... Diciamo che io non sono tanto d'accordo a dare la colpa solo al singolo giocatore in questo caso. No, del giocatore. Io credo che... Anche perché nessuno è arrivato alla sufficienza. Oltre Coletti, secondo me, io ringrazio il resto. Io vado un po' per reparti, no? Vado un po' per reparti. La difesa sul primo gol, per esempio, non è possibile... che si prenda gol in quella maniera, da calcio d'angolo direttamente in porta. Allora, io già da ragazzino, quando giocavo, si mettendo una persona io, anche se segnavo sempre, no, riuscivo a fare un po' tutto, quando c'era un calcio d'angolo io mi mettevo sempre sul primo palo, no, sul primo palo, proprio perché se arrivava un tiro di calcio d'angolo corto, cercavo di ostacolare, di respingere la palla, eccetera. Domenica, cosa si è visto? Si è visto una cosa banale, una cosa assurda, che in Lega Pro non deve accadere, perché ci troviamo con i professionisti. Là non si tratta di Autieri che deve dare ordine, sì. Cioè devono essere i difensori, no, a dire come devono coprire l'aria, come devono coprire la porta, perché mi sembra che due gol li abbiamo avuti alla stessa maniera, cioè l'abbiamo avuto proprio perché si è lasciata scoperta la porta. Quindi il portiere Bifulco è arrivato in ritardo sulla palla proprio perché su quel punto doveva essere coperto da un compagno di squadra. Perché questo... c'era Coletti, si è staccato un po' troppo questo... prima perché ha visto sì, un però... avversario libero, credo, per andare a chiedere su quell'avversario. Però i tiri di calcio d'angolo sono un po' ad inganno, non sono cross, no? Quello ha tirato in quella maniera e ha preso l'angolino della porta. Il portiere non se l'aspettava, è andato in ritardo sulla palla. Purtroppo il ritardo significa che la palla era quasi entrata. Il portiere non si aspetta che effettivamente credo che Coletti era sul palo. Quando ha visto che un giocatore avversario era sul primo palo a un paio di metri da solo, Coletti si è staccato un attimo prima, che ha preso in inganno pure a Bifulco, perché se Bifulco vedeva che sul primo palo non c'era nessuno, non si poneva più al centro dell'area piccola per uscire, che Bifulco ha tentato di prendere le imprese in tuffo, solamente si è buttata dentro che non ci è arrivato, perché lui aveva visto che Coletti lì effettivamente... Siamo riusciti dopo... A pareggiare quella raggiungere il pareggio, quindi pareggio. Diciamo che ha reagito subito la squadra. È stato già un po'... Sì, ha reagito subito, però poi subito dopo un po' abbiamo preso il secondo gol.
E anche il secondo gol. Comunque il pareggio è stato più una cosa casuale, perché è stato un rilancio dalla difesa, con Diop che è partito, è riuscito ad andare a prendere il pallone, a centrarsi in aria, a tentare un tiro, rimpallato che Carretta è andato, però per il primo quarto d'ora si aveva una netta sensazione che proprio il Catanzaro comandava il gioco a centrocampo, il Matera non aveva visto palla, proprio perché loro avevano uno schema a rombo in mezzo al campo, era anche molto bello, era piacevole da vedere. Il 10 avanti la difesa, l'8, il 4 e il 7 che erano sulla linea di centrocampo, l'11 che era il vertice alto del rombo e il 9 la punta centrale, in fase difensiva. Dunque Giannini e Coletti a centrocampo non riuscivano a vedere pallone. Quando questi attaccavano, l'11 andava a fare la seconda punta a fianco al 9, il 7 e l'8 salivano sulla linea degli attaccanti, il 10 andava a fianco del 4 a centrocampo e salivano il 2 e il 3 sulla linea di centrocampo. Ti chiudevano letteralmente le tue vie di uscita. Coletti andava rincorrendo un po' tutti a centrocampo. Quindi mister Santer, insomma, ha imbrigliato un po' il nostro gioco. Ma il nostro mister, cioè, penso che tutti se ne erano accorti della situazione, tant'è vero che il mister, dopo il loro terzo gol, scaturito dall'ennesima loro conquista di palla centrale, perché noi non riuscivamo proprio a ripartire, a uscire dalla nostra tre quarti, perché come rispingeva il difensore a centrocampo la riprendevano loro e ricominciavano l'azione. Ci hanno fatto il 3-1, allora il mister ha spostato grande Mazzarani accanto a Coletti e Giannini a centrocampo e lì la partita è un po' cambiata. In materia degli ultimi 10 minuti, quarto d'ora del primo tempo, ha segnato, ha creato due o tre situazioni in area che poi per sfortunati rimpalli non, delle mischie non siamo riusciti a concretizzare, però quello penso era il modo per contrastare il Catanzaro a centrocampo. Inizia la ripresa, Mazzarani è ritornato a fare il suo gioco sulla fascia, di nuovo Coletti e Giannini lasciati solo in mezzo al campo, il Catanzaro ha ripreso a giocare come è, ha avuto 3-4 palle reti da gol, dove Bifulco poi bisogna anche dire ha sbagliato, però nella ripresa si è riscattato con 3-4 ottimi interventi anche a tu per tu, è riuscito a togliere il pallone dai piedi avversari. Cioè, invece io a Franco voglio ecco, chiedere, sapere, ecco, appunto il patron ha chiesto questo ritiro per i calciatori, se per te è giusto oppure... Allora, quando si fa il ritiro, dico la verità, il ritiro io non lo accettavo ben volentieri quando giocavo, però come sono andate le cose ieri, il presidente ha fatto bene a portare la squadra in ritiro, perché così possono riflettere meglio, possono concentrarsi e farsi un esame di coscienza, perché qualche cosa non ha funzionato nella mente dei calciatori, perché io l'avevo anche detto precedentemente che cerchiamo di non montarci la testa. Sì, abbiamo vinto, diciamo, una vittoria convincente col Messina, però diciamo, poi hanno avuto un giorno in più di vacanza e questo giorno in più di vacanza mi sembra che non è stato proprio produttivo. Quindi il presidente mi sembra che questo ritiro sia più punitivo che un ritiro tattico. In effetti non è che stanno in ritiro, non ha concesso loro il giorno di libertà e quindi io penso che così. Sì, io penso che il presidente ha fatto bene a portare la squadra in ritiro, perché da domenica prossima non bisogna più sbagliare, quindi andando a giocare in trasferta con la Lupa Roma la prossima domenica, il prossimo incontro, e bisogna cominciare a recuperare i punti che abbiamo perso in queste prime giornate. Bene, allora archiviamo, ecco, appunto questa 24esima giornata, appunto, della sconfitta interna del Matera contro il Catanzaro per 4-2. Facciamo il punto della situazione. Quindi con la vittoria di oggi il Benevento si conferma al primo posto battendo la Lupa Roma appunto per 2-0. Questo era il posticipo del lunedì che doveva giocarsi alle 20:45, però c'era una previsione neve e l'hanno anticipato alle ore 15 e quindi la Salernitana è stata per un giorno prima in classifica, quindi ha assaporato il primato per un giorno battendo appunto in casa, anche con un po' di fatica, l'Ischia per 2-1, mentre è fermata sul pari per la seconda volta consecutiva la Juve Stabia.
1-1 con il Martina, quindi questo Martina che sta risalendo. Il Martina sta facendo le cose sul serio e Ciullo sta facendo anche un bel lavoro, e il Martina nelle ultime prestazioni, ormai sono da parecchie domeniche che non perde punti, ha preso il passo giusto per potersi salvare. Certo, pareggiare con la Juve Stabia non è una cosa facile, non è un'impresa facile, quindi complimenti al Martina. Mentre il Lecce, dopo la sconfitta di Reggio Calabria, pur di misura, torna alla vittoria battendo il Savoia. Sembra che per il Lecce è una situazione ancora un po' a divenire per il Lecce, perché si è visto anche ieri, i giocatori sono un po' impauriti, sbagliano anche passaggi elementari, ancora non hanno trovato, perché anche il mister è arrivato pochi giorni prima della partita, un affiatamento ancora tale o una sicurezza tale da poter, infatti anche la partita stessa con Savoia è stata una partita dove non ha avuto occasioni, ma si vedeva sempre che avevano paura proprio di sbagliare, di essere contestati dai loro tifosi, che comunque a fine partita hanno scenato anche una contestazione, che certamente il Lecce non si doveva trovare in quel punto della classifica, doveva stare insieme a Salernitana e Benevento per l'ambizione, per come era stata costruita la squadra. Ora vediamo questo nuovo mister come quale impronta voglia dare a Lecce, se riesce a riportarlo su. Mentre la Casertana non va oltre il 2-2 a Cosenza, invece c'è ancora un exploit del Foggia che sbanca il campo del fanalino di coda della Versa Normanna con un perentorio 3-1, quindi questo Foggia. Sì, il Foggia credo che con Matera sono le squadre che abbiano messo in mostra il più bel gioco della categoria, ma anche lo stesso Martina Franca, in diversi frangenti, ha fatto un buon gioco. Noi, ripeto, capitano queste partite in cui soffiamo a centrocampo e non riusciamo a esprimerci come potremmo. Il Foggia è una squadra quadrata, nel mercato ha fatto pochi ritocchi, un telaio che già andava bene, prendendo Minotti e Barrago in avanti, dunque una squadra che già c'è una sua impostazione, ha fatto un po' il contrario del Catanzaro che ha rivoluzionato la squadra. Mentre Franco, la regina, dopo essersi vista restituire 4 punti di penalizzazione, ha strappato un bel pareggio a Barletta. Sì, questa è anche una sorpresa, no? Dalla sorpresa della regina, è che dopo la restituzione dei 4 punti, io questo meccanismo non l'ho ancora capito, perché sembra che la Lega Pro gioca nel togliere, nel rimettere, nel ridare i punti, cioè non capisco che tipo di gestione amministrativo è, insomma. Quindi io qualche dubbio ce l'ho per quanto riguarda la gestione amministrativa in Lega Pro. Certo, per quanto riguarda sul campo invece la regina sta dimostrando che è in netta ripresa, quindi questo è anche un segnale anche alla nostra squadra che purtroppo nel girone di ritorno le partite sono più difficili, quindi significa che bisogna concentrarsi e non perdere mai quella concentrazione e la determinazione che quando si entra in campo, al di là dei moduli che il mister può dare, però se un giocatore sta bene del modulo ne può fare anche a meno, quindi vede come si gioca in campo e in base a quello che si rende in campo uno deve dare di più, quindi deve incranare una marcia in più, e i nostri giocatori la marcia in più ce l'hanno tutti, non c'è uno che non possiamo dire che quel giocatore individualmente è più scadente o più scarso dell'altro, no, sono tutti di un certo livello. Mentre c'è stata la parità 1-1 tra Messina e Paganese, ed infine la Vigor Lamezia ha battuto il Melfi per 1-0. Bene, allora facciamo un riepilogo. Sì, dimmi Franco, dimmi. Sì, sul Melfi, che io naturalmente faccio molto tifo per le squadre locali, quindi del Melfi mi dispiace un po' di questa sconfitta, quindi se prende questa piega e comincia a perdere punti in casa e fuori casa, ahimè, rischia appunto la retrocessione, perché come sì, abbiamo commentato prima, la regina, anche lo stesso Savoia che ha cambiato l'allenatore è andato Papani, e quindi il Savoia si sta anche
riprendendo, quindi le squadre di sotto, diciamo di bassa classifica, si stanno riprendendo abbastanza bene. E appunto dopo questi risultati che abbiamo analizzato insieme agli ospiti, questa è la nuova classifica della 24esima giornata: il Benevento 53 punti, Salernitana 51, Juve Stabia 44, Casertana e Lecce 42, Foggia 41, Matera 38, Catanzaro 36, Barletta 32, Vigor Lamezia 30, Paganese 29, Martina e Lupa Roma 27. Adesso veniamo alla zona, ecco, calda per quanto riguarda la zona play-out. Appunto vediamo tre squadre a 25 punti: Melfi, Cosenza e Messina. Quindi poi abbiamo il Savoia a 20, l'Ischia e la Regina a 19 e il fanalino di coda, ahimè, la Versa Normanna rimane al palo con 12 punti. Quindi mettiamo da parte la Versa Normanna, quindi sono a giocarsela, insomma, ecco, ci sono Martina, Lupa Roma, Melfi, Cosenza, Messina, Savoia, Ischia e Regina, quindi la Regina. Io conterei anche dai 29 in giù, dai 30 sono squadre, perché fino al 25 credo ci siano i play-out. Sì, esatto. Dico, anche quelli sono 27-28 non sono tranquille. Io ho messo quelli di 27 anni, ho messo Martina, sì, Lupa Roma, 27 punti. E quindi un bel gruppo, sarà un bel campionato di ritorno molto avvincente. Mentre invece per quanto riguarda, appunto, penso che ci sarà il riscatto domenica alle 14.30 in trasferta con la Lupa Roma, Franco. Io ripeto, dall'analisi che abbiamo fatto stasera, noi siamo d'accordo con il presidente Colomelli, che ha portato la squadra in ritiro e che naturalmente i giocatori riacquistano immediatamente la loro concentrazione e l'obiettivo che il mister e anche tutta la città di Matera si è prefissato, cioè quello di raggiungere i 70 punti. Per raggiungere i 70 punti non bisogna perdere Le partite vanno non bisogna perdere la concentrazione, e quindi penso che questo ritiro sia di lezione ai giocatori. Invece per te, Ignazio? La Lupa Roma oggi a Benevento, nonostante la sconfitta, aveva 5 giocatori in meno per squalifica, ha fatto una signora partita nella Lupa Roma, non meritava di perdere, ha avuto le sue occasioni, ha giocato molto meglio del Benevento. La differenza è che Benevento lì davanti ha quei 4-5 che in ogni momento della partita possono risolvere, la Lupa Roma meno, in più aveva 5 squalificati. 4 rientreranno domenica contro il Matera, l'unico che sarà del Sordo, gli altri 4 rientreranno. Comunque la Lupa Roma ha un bel impianto di gioco, anche perché è una squadra allenata, gioca un po' insieme da diverso tempo, da 2-3 anni credo all'eccellenza. Poi il mister è anche uno capace, all'andata a Matera ci fu una bella partita con la Lupa Roma, a viso aperto, a Matera vinse anche meritatamente 3-1 facendo una bella partita. Comunque non è una delle più semplici come trasferta. Bene, analizzeremo per bene venerdì prossimo appunto l'avversaria del Matera, questa Lupa Roma. Un grazie agli sponsor Planet Win 365, Centro Scommesse Bar via Dante Matera, Vino e Dintorni Enoteca via Ridola 32 a Matera, Soft Creation via della Scienza 28 zona Pipe a Matera, FD di Lecce Gioielli via 20 Settembre a Matera, Caffetteria del Circo via Sallustio, Centro Commerciale Matera. Bene, per questa sera è proprio tutto, naturalmente una risentirci, una rivederci a venerdì prossimo, sempre qui dalla sede del Matera Club Saverio Columella. Un grazie a Ignazio. Grazie, buonasera. Un grazie a Franco Bruno, il quotidiano. Grazie a te, Mimmo, buonasera a tutti. È una calorosa buona serata a tutti dal sottoscritto Mimmo Cinnella. Una buona serata, ciao ciao.